get ready to rumble! Bella a tutti ragazzi, sono Siegfried, direttamente per voi dalla zona contaminata della capitale e dal team del Volto 87. Stavolta sono solo io e volevo parlarvi di una cosa un po' strana, no, volevo fare una cosa un po' strana in realtà, visto che questo video non ha nessuno scopo in particolare o così, solo semplicemente girovagando tra i meandri di Steam mi sono accorto di un titolo che è di cui state vedendo il trailer, probabilmente avete, se siete appassionati del genere l'avete anche già capito, è un action RPG che monta il motore grafico CryEngine, come vedete da paesaggi dettagliati e sofisticati, beh insomma, un open world RPG si chiama The Memory of Eldurim, The Memory of Eldurim, siccome io sono un appassionato di queste cose qua, di questi giochi e di questa tipologia, appena l'ho visto mi ha veramente colpito e sono andato a guardare ovunque, dappertutto per scoprire di più, perché su Steam è presente, si può acquistare, ma è un gioco d'accesso anticipato e come tutti i giochi d'accesso anticipato ovviamente si può fare poche cose, cioè sulla carta l'accesso anticipato serve per insomma essere parte integrante dello sviluppo del gioco, segnalare bug, bla bla bla, in realtà sappiamo tutti che è solo per fame di soldi, cioè voglio guadagnare ancora prima di aver ultimato un prodotto, quindi lo vendo addirittura in fase di sviluppo. Vabbè, ma non è questo il punto. Il punto è che sembra veramente un bel gioco, con scenari molto, molto vari, molto ampi e soprattutto ben strutturati. Si va da piccoli villaggi a dungeon a grandi città, insomma un po' sulla falsariga di Skyrim, ecco, essendo appunto creato da produttori e da studi minori, cioè è una cosa di nicchia e per gli appassionati del genere le cose di nicchia hanno sempre un valore considerevole, ecco, tutto lì. Niente, solo volevo dirvi che l'ho scovato su Steam e che quando non sarà più ad accesso anticipato, ma con una data di release certa, sicuramente, molto sicuramente lo prenderò e magari sarà materiale per fare qualcosa. Ecco, solo questo. Detto tutto, quindi ringrazio tutti gli iscritti, tutti quelli che ci seguono e mi raccomando, state collegati e ci vediamo presto.